Ciao, da dove vieni? Che personaggio rappresenti? Ciao, vengo da Trieste e rappresento Soraka, Com'è stata la realizzazione del costume? Beh, è stato molto impegnativo perché non ho mai utilizzato stoffe così elastiche in vita mia, certo. E l'ho dovuto anche tingere e poi questo bastone, ci ho messo i LED dentro con il cibo. Ah. Ci ho messo abbastanza per poterlo modellare in modo da farlo mettere dentro. È il primo anno che vieni qua a Mantova? No, no, ci vengo già da 5 anni. Cos'è che ti piace più di questo? Perché era? È grande, riesco a trovare tanti stand che da me di inapprofitto. E parteciperai alla gara di cosplay? Sì, sì, parteciperò. Perfetto, ok, ti ringrazio. Ciao, da dove vieni? Che personaggio rappresenti? Io vengo da Bologna e rappresento Gatsu, Berserk, e sono uno spadaccino nero, un mercenario. Com'è stata la realizzazione del costume? Allora, questo io l'ho commissionato e diciamo che tutta la parte che riguarda l'armatura è una terassina, un foam, invece la spada è stata realizzata in polietile. E che sensazione si trova di fare cose così? È una sensazione che è bella, è molto bella, ma descriverla è quasi impossibile, bisogna provarlo, perché quando si vestono certe vesti dei tuoi personaggi preferiti è una sensazione veramente bella, veramente assurda. È la prima volta che vedi Tamarantola o è la seconda? È la seconda. Ok, ti ringrazio. Grazie mille a voi. Ciao. Arrivederci. Ciao, da dove vieni? Che personaggio interpreti? Allora, vengo da Modena, interpreto la regina bianca di Alice nel Paese delle Meraviglie. Com'è stata la realizzazione del costume? In realtà questo costume l'ha fatto la mia cara amica, che è molto brava e sono anche molto contenta. Che sensazione si prova a trovare proprio il personaggio preferito? Una bella sensazione, perché magari per un giorno puoi essere qualcun altro in una e cosa ti piace di questa fiera? Di questa fiera ha un grande spazio aperto, infatti mi piace visitare degli stand che poter stare fuori, quindi stare un po' all'aria, perfetto, ti ringrazio. Grazie mille, ciao, da dove venite, che personaggio interpretate? Il nostro personaggio originale sarebbe un genere cyberpunk che è stato post-apocalittico. Siamo dal Veneto. Com'è stata la realizzazione del costume? Diciamo che abbiamo prima guardato quali vestiti acquistare, come combinarli, sempre con in mente quello che volevamo fare. Certo, se il vestito non si adatta, ci adattiamo anche noi, ecco, ci veniamo poi incontro, perché noi non sappiamo cucire. Certi cosplay sono bravi, sanno cucire, noi invece diciamo che riusciamo a combinare quello che vediamo qui in giro. Diciamo che ci arrangiamo come possiamo, insomma, il limite è il nostro. Che sensazione si prova di fare il proprio personaggio preferito? È una gran soddisfazione, sia quando veniamo fotografati da professionisti, sia il contatto con il pubblico quando ci fermano e ci mettiamo in posa. A noi piace tanto interagire con gli altri, quindi insomma è una soddisfazione per noi. È il primo anno che venite qua a Mantova? È il secondo anno. Aspetta, cos'è che vi piace di più? Chi è? Che c'è tanta gente, prima di tutto, più siamo e meglio è. C'è una bella varietà di costumi, certo. Personaggi conosciuti, anche original. A livello di bancarelle, vedete? Tante, tanta roba da guardare, quindi
che il bello sono le persone, come ce ne sono tante, la fiera mi piace sempre. Perfetto, ti ringrazio per l'intervista. Grazie a te. Ciao. Grazie mille. È stata la realizzazione del costume? La maggior parte è stata acquistata, altrimenti la modifica è con la composizione del cliente, abbastanza modesta. È stata. Io invece no, è una maschera che mi hanno regalato un gruppo di miei amici e basta. Io invece ho acquistato il vestito online e mi sono costruita l'Obbiors e tutti gli accessori che vedete. Ho decorato e ho più occhietto. Che sensazione si prova a interpretare il proprio personaggio preferito? Vabbè, emozionantissimo, veramente, cioè ti devi personare proprio in quel personaggio, ti senti proprio bene, non sapete cosa dire. È un'emozione troppo forte, è bellissimo. Per quanto riguarda me, per il Mysterio, a me mi è piaciuta la quarta parte di Paolo Sexuale, sempre pronto a disfare tutti a Mysterio. Sì, soprattutto per quella. Beh, tra l'altro anche per il fatto che Re Mysterio è stato il mio wrestler preferito, lo è anche adesso, quindi mi piace molto interpretarlo, quindi anche se non sono fisicamente adatto a interpretarlo, perché lui è basso e io diciamo che potrei fare dire gran calli potrei fare con il Mysterio. Mi sono sempre occupato, e a varie bisogna sempre seguire la propria fantasia, per le customizzazioni, le sistemazioni in varie alle proprie possibilità e le creazioni varie. Cos'è che ti piace di più? Potrei dire il circo, ma mentirei. Quindi direi l'atmosfera che si respira ogni volta che si è circondati da altri consanguigni cosplayer, perché alla fine è sempre un incontro tra artigiani, diciamo, perché molti si costruiscono con le proprie mani, quindi è sempre un incontro tra esperienze diverse e trovare persone simili. Perfetto, vi ringrazio ragazzi, buon proseguimento. Ok, ok ragazzi, con questo cartello e la prossima canzone vi salutiamo, io e l'ammiraglio. Voglio un grande applauso per l'ammiraglio Max, che è là in console, che coordina, organizza
e produce lo spettacolo di Ciccio Formaggio. 1, 2, 3 per l'ammiraglio. Ok, in questo doppio CD, Gio Giovanni Superizzi, il meglio del meglio del meglio, abbiamo raccolto tantissime, 44 sigle, rimasterizzate, 44 sigle, questo non l'ho mai fatto, rimasterizzate ci sta però, vero? We'll be right back.